Bella a tutti ragazzi, sono Svapo Gamer e siamo arrivati su Tricky Tower, su una nuova serie. In mia compagnia per un mini torneo ci sono il Giba, come quasi in tutti i giochi è qua, bella Giba. Non ci sono mai io. E una new entry, la Vane, Vanessa, bella Vane. Ciao, bella a tutti. E niente, adesso proveremo questa nuova modalità, se non sbaglio io è tipo la seconda volta che metto mano su questo gioco, quindi faccio schifo. Questa nuova modalità che è un mini torneo che si può fare dal menu, quindi battaglia in locale e dovremmo riuscire a fare un mini torneo, giusto? Yes. Io sono quello tutto a sinistra. Ok. I maghetti servono un caso, è tutta la roba di... Io voglio quello. È sull'estetica, non hanno funzioni diverse. È tutta lore. Comunque è una cosa nuova questa, vai tranquillo. Ok, perfetto. Allora smettete di scegliere il mio. Oh. Dai, io voglio quello verde. Dai, io prendo questo. Allora, com'è che funziona? Faccio io? Allora, aspetta, no. E io casuale. Direi normale perché sennò nostro svapo è della merda. C'è il torneo da vari punteggi. Il primo che raggiunge 6 punti. Proviamo quello da 6 punti. 12 e mezzo, dai, una via di mezzo. 12, vai. 12. Via di mezzo. Senza infamia. Pronti via. Io sono quella a sinistra. Io sono quella a sinistra. Vane è in centro e a destra c'è l'altro. Tu la sai, le sai le modalità, no? No. Ok, perfetto. Dai. Allora, qua devi arrivare a mettere più pezzi possibili senza superare le linee. Io copio quello che fate voi. Ah, copione. Bastardo. Guardalo. Conviene guardare quello che fai. Ah, sì. Ecco. E adesso? No, puttana Eva, l'ho visto dopo che era quello. E mo? E mo so cazzo. Qua devo mettere più pezzi possibile, no, giusto? Esatto, senza superare la riga, mi raccomando. Mi sono già giocato la partita. Rovescio. Tac. Io mi sono già giocato la partita. No, non fare quello che stai facendo. Io mi sono già giocato la partita. E mo? Mo so cazzo. Ok, io non so più cosa fare. Sembra facile, io pure ho già io finito malamente. Ho finito. Anch'io, mi sa che è una partita del cavolo. No! Buono! Sa che ha vinto Vane? Non credo. No! Ho perso. Io ho fatto la cagata là, non ho visto che c'era il quadrato di merda. Quando ti cambiano i pezzi la torre sale, per cui ti avvicini più alla linea. Ma io non lo sapevo. Vabbè, adesso lo sai. Sopravvivenza, qui hai tre cuori. Ogni pezzo che cade perde un cuore. Perdi un cuore. Chi finisce prima è 65. Ma se trovo la stanza dorata mi dà un cuore in più. Ti piacerebbe. Ti piacerebbe adesso. Tetris ma con la forza con di la gravità. Con la gravidanza. Certo. Ok. Allora, facciamolo così. Occhio che se i pezzi stanno leggermente in pendenza ti cade malamente. Sì. Ok. Io figa a scuola a posto di studiare e giocavo. Ah, ovviamente Tetris. Ci sono i poteri, la magia nera, la magia bianca. Tipo io se uso la magia nera. Sei un figlio di puttana. Detto da me, adesso mi cade. Non cadere. Dove ti metto qua? Niente, la ficco in questa maniera. Ficcatela dove vuoi. Ecco, tanto ci sta largo comunque. Non so, queste offese incredibili. I grandi complimenti della vita. Aspetta, che forse riesco a bloccarlo. Zac! Ma come si fanno a fare le magie? Allora, con il cerchio, ecco. Fai vaffanculo. È lui, chi vuoi che sia? Io ho fatto una cosa a caso. Culo, vaffanculo. Cioè. Ma io che c'entro? Niente, cos'è sta cattaveria? Io faccio. Cos'è sta cosa? Io faccio così e me lo tolgo di mezzo. No, che palle, ecco, incredibili. È caduto male. Poi lo metto di qua proprio. Ma perché? Non ho capito, cosa fai? Non ho capito cosa ho fatto. Bastardo. Morite male. Quanta cattiveria in tutto questo. Morite male. No. No, perché è caduto? Meno male che... Ma perché cadi? Ma che... Io ho perso. Mi sa che non avrò vita facile. No, si sta sbilanciando tutto al... Ferma. No, ho sbagliato. Sta ballando tutto.
Io ho fatto la stronzata del secolo. Ho sbagliato anch'io, io sono morto. Devo resistere, sono morto. Devo resistere. Sono morto. Toh. No, così no, muori no, prima. Non quelli, così no. Muori prima. Luca. Muori malamente. No, porco. Olè! Bastardo di... Guarda là. Sto super miracolo. No, il problema è che ho usato un potere del cazzo, i no? I fantasmini ti rubano il pezzo, te lo tirano via, buttano io giù. Io c'avevo un cuore solo, quindi mi è toccato buttare giù il pezzo alla brutto dio. Qua vince chi arriva prima in cima. Ok, quindi a cazzo. Anche se cadono i pezzi non perdi vita, ma perdi tempo. Sì. Ecco. Ok. Quindi velocità... occhio, perché veloce non... veloce non porta sempre a buoni risultati, buoni perché risultati. Se non li metti bene si apre la torre, cosa che succede molto spesso. Sì, e poi i cristi si sprecano. E poi entrano i barbari se si apre la torre. Ok, quindi... Oh, mamma mia, per favore. In casa il freddo, no. In casa mia il freddo. Ho sbagliato. Tu lasci le finestre... Cosa? Chi è stato? Chi? No, io no, chi no. Ha fatto cosa? Non è una cosa buona questa. No. No, perché nascondi la base e io non vedo dove cacchio zappo i pezzi. Cosa vuol dire? A me non me l'ha nascosto. Tu, perché l'hai fatto tu il potere. Non l'ho fatto io. E chi è stato? Ho sbagliato. Qualcuno che tossisce, un improvviso attacco di tosse. Guarda. Metti il pigiama la sera quando vai. Ho sbagliato. Oh no. No, dove lo metto? Dove lo metto? Io lo butto. Oh no, se lo butti senza che abbia toccato la torre ti torna su. Davvero? Sì. Bastardo. Hai visto? Tante cose ti imparo. Ci proprio con nonchalance. Ok. No, ma guarda la miseriaccia. Sto andando a casissimo io. Com'è che sta su sta cosa? Ubriaco. E Sbabbo prende sempre da te, dico cazzate. No, cos'è? Ma chi è che le fa queste cose? Questa l'ho fatta io. Sto andata a far il culo. Cazzo di fango! Ok. Cadrà sicuramente, infatti. Non cadere! Madonna, non cadere. Che cosa no, sta perché facendo? Traballa? Perché sta traballando tutto? E sente la musica e balla. Ah no, si è aperto. Io vi dico le stronzate, no, si apre la torre. Bastardo infame. Sono le lame. No, cosa ho fatto? Sbagliatissimo. Che cosa? Ma chi? Perché? Io sono quando? Io. Guarda là che cazzo sta succedendo qua sotto. Devo riparare subito. Niente, cade tutto male nella mia vita. No, merda. Guarda che casino. Ha ondeggiato. Da capo, Christian. Aspetta, che forse riesco a stabilizzarla. No. No, niente. No, ma va, fa bene. Allora, io disastro so... male. Guarda la vacca. Tutto perché questa c'è la sotto storia del casino di della merda, vaffanculo. Cos'è sta roba che tu un trofeo, roba un tarafeo, abbiamo sbloccato un tarafeo. Oh, aiuto. Che l'ho sbloccato? Non no, lo so. No, vabbè, ma vaffanculo, mi è caduto un'altra volta. Sì. Yeah! Io un cazzo. Guarda come oscilla. Oh, hai rotto il cazzo tu, Dominio su. Oh, guarda che se vince questa vince tutto, No, la vinco io questa. No, il cazzo. Questa è la mia modalità. Sì, questo faccio veramente cagare. Prima è stata palesemente una botta di culo. Botta di culo. Ok, quindi questo qua. No, ecco. Molto ecco. Bene. Ma perché io faccio ste minchiate colossali? Questo qua per bloccare. Io adesso provo a fare la cazzata del secolo. Ah, ma ha funzionato. Che vai Azazel, però. Che c'è sì? Azazel. Non lo so. Guarda che è sbagliato il gioco, sai. Ah, era quello lì, era The Binding of Isaac. No. Dovrebbe. Ho sbagliatissimo, ho fatto una minchiata. Un in più, un in meno. No, perché non ha, eh? No, non ha. Non ha là. No, non ha fatto quello che... E non ti sei spiegato bene. Non so cosa fare. Hai visto che potere hai tu? Cos'è? Adesso, bravo, quello lì sono le edere che si avvinghiano. E se lo metto a cazzo qua? Si attacca a tutto il resto. E io però non posso. No, lo sapevo, puttana! Non posso più mettere niente da nessuna parte. Sono giocato la vaffanculo.
Io ho finito così. Io sto per finire a Ho sbagliato. Dai, ormai ho vinto. Sì, questo non lo posso infilare da nessuno. Aspetta, forse. Non vale. Cosa non vale? A me mi è caduto mezza roba di là, vaffanculo. E uno mi è caduto a me, quindi vi rammento questo. E a me mi è caduto a mezza torre, figa. Che culo. La dominazione suprema. Che bastardo. Ma va, che sfilza di uni. Che sfilza di uni. Ho recuperato il buon Giba. Colpo di coda. Guardate un po' chi ha vinto. Non vale. Sono rimasto malissimo anch'io. Ma come gongola la storia? Non la invito più. Non si vede, ma ballo. Meno male che non si vede. E vabbè, ragazzi, questo primo episodio di Tricky Towers è finito. Ne porterò altri, immagino, con altre sfide, magari dei tornei un po' più lunghi, ma sperando che ci prenderò la mano. E se questo episodio vi è piaciuto, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Se volete, passate dalla pagina di Facebook. E ci vediamo al prossimo episodio. Bella! Grazie a tutte e due. Ciao! Ciao.